Bene, un'ultima parte di Polifemo, cerchiamo di valorizzare anche le realtà locali e ci trasferiamo a Carosino per la prima tappa della rassegna Teatriamo, rassegna teatrale Teatriamo, si vede il gioco di parole e vediamo la partecipazione delle compagnie teatrali, il ruolo, l'importanza di questa sinergia con l'amministrazione comunale e con la Proloco. Ecco, il nostro operatore è andato in quel di Carosino e ha filmato, ripreso i momenti salienti di questa prima rappresentazione e da ascoltato ovviamente gli artisti, cerchiamo di valorizzare le nostre eccellenze e Carosino è una di queste. Buonasera, buonasera a tutti, siamo qui nel Teatro Comunale di Carosino questa sera a festeggiare l'inizio di una rassegna storica giunta alla 13ª edizione, la famosa rassegna Teatriamo, che è stata curata sin dalla prima edizione dalla compagnia Cicci di Santa. Io qui stasera sono emozionatissimo perché ho a fianco a me due colonne, una al femminile e l'altra al maschile, due colonne portanti della compagnia teatrale Cicci di Santa, che saranno sicuramente stanchi dopo la mole di impegni e di lavoro che hanno dovuto sopportare per realizzare questa impresa, perché è davvero un'impresa. Gino San Pietro e Tiziana di Napoli sono i coniugi che hanno delle risorse enormi, delle risorse che alimentano questa grande passione per il teatro e che contagiano una comunità intera. Io chiederei a Gino, farei una domanda a Gino, no, anzi gli rifarei una domanda che lui tempo fa, durante la fase organizzativa della Sagra del Vino, ha fatto a me. Ma Giovanni, ma chi te lo fa fare? No? E io a quella domanda ho risposto: l'amore per il territorio. Allora io gliela ripropongo a lui questa domanda. Gino, ma chi te la fa fare? Beh, sicuramente la passione per il teatro. La passione nasce dalla volontà un po' di tutti i componenti della compagnia e poi è un motivo di confronto, con le altre compagnie. Noi siamo cresciuti confrontandoci con le altre realtà del territorio nazionale. Abbiamo creato questa rassegna nel 2000, è partita 13 anni fa, ha visto il susseguirsi di molte compagnie un po' da tutto il territorio nazionale. Noi facciamo un tipo di teatro che non è di nicchia, è un teatro popolare che è rivolto a tutto, a tutta la gente e soprattutto è un tipo di teatro vicino alla gente, perché noi quello che facciamo lo facciamo senza autoreferenzialismo, facciamo un tipo di teatro per la gente, con la gente, dove il pubblico è il nostro primo obiettivo, quindi cerchiamo di soddisfare le esigenze un po' di tutto il nostro parterre. Portato ed è un commerciante benestante, ricco.
così, ma tra moglie e marito la felicità dove sta? Diciamo che è stato un matrimonio di interesse. Stanno sempre gli atti e cani. Tiziana, chi te lo fa fare? Giovanni, me lo chiedo anch'io. Chi ce lo fa fare? Giovanni, ce lo fa fare questo che stiamo vedendo ora all'ingresso, ce lo fa fare il pubblico che ci ripaga con un grazie, con un sorriso, con un applauso. Noi chiediamo solo questo, non vogliamo essere messi su un piedistallo, non vogliamo assolutamente questo. Noi lo facciamo perché amiamo il teatro e perché amiamo il nostro territorio, amiamo Carosino e vogliamo che la nostra compagnia, insieme a magari sarebbe anche bello, Giovanni, il nostro intento è proprio questo, creare un'unione tra tutte le associazioni di Carosino per un unico intento, far crescere il nostro territorio, perché qui c'è Cosimo che appunto è alla delega alla cultura e insieme a noi appunto abbiamo creato questa cosa perché vogliamo che a Carosino arrivi questo messaggio, uniamoci, perché unendoci, solo unendoci, una comunità può crescere. L'egocentrismo non porta da nessuna parte, io non porta da nessuna parte, il noi porta da molto lontano, questo noi l'abbiamo capito e questo che la CCD Santa ha sempre fatto dal 2002, da quando è nata, e questo che continua a fare. Siamo tornati dopo un anno di pausa, quest'anno di pausa ci è servito tantissimo, abbiamo ripreso forze, tutte le nostre forze, perché fare una cosa del genere, organizzare un cartellone con tutti i problemi che voi sapete, sia a livello economico sia a livello organizzativo, tutto, però non fa niente, noi siamo qui pronti ad affrontare queste bellissime serate, a soddisfare il nostro pubblico e a soddisfare anche noi stessi, perché tutto questo ci rende veramente orgogliosi. Quindi venite al teatro, venite alla nostra rassegna Teatriamo e sarete sicuramente soddisfatti. Signore, non gusta già fatto della vostra arrabbiatura. Sì, signore, voi mi provocate. Se ti dico di no. Sì. Voi lo fate a bella posta per farmi arrabbiare, ma io ti dico che bisogna finirla. Allora finisco, ma non ci chi sempre da casa. Signora mia, ma perché vi dovete prendere collera? Perché vi dovete agitare? L'agitamento uccide e io mi preoccupo per voi, perché la vostra salute mi preme. E io non ti premo? Che ignorante. No, volevo solo venire, tu dicevi venite, ma io guardo quanta gente sta entrando nel teatro, ma ve ne siete accorti? È pienissimo il teatro questa sera. Ecco, io vorrei sentire diciamo l'amministrazione comunale, no? Che tipo di sensazione prova a vedere il teatro di Carosino pieno, così pieno di gente? Beh, sicuramente per noi dell'amministrazione è motivo di orgoglio che una struttura comunale sia piena di gente che viene a nutrirsi di cultura. Sono felicissimo soprattutto che questa sera con l'inaugurazione della rassegna teatrale della CCD Santa, dopo un anno di fermo, si ritorni alla grande. La CCD Santa sta lavorando molto e sta lavorando bene, non è autoreferenziale come ha detto Tiziano, ma sta cercando di fare gruppo, lo sta facendo tanto con l'amministrazione quanto con la Proloco. Non è questo l'unico progetto che abbiamo condiviso, ce ne sono tanti altri, in particolare stiamo curando insieme un progetto per l'integrazione degli immigrati, quindi veramente il mio applauso alla compagnia teatrale e alla Proloco, oltre all'associazione Babele che opera appunto con gli immigrati, che hanno sposato questa causa e che la portano avanti. Quindi io non posso che appoggiare tutte queste iniziative e quindi augurarmi che si possa crescere veramente insieme per il bene del paese. Non ne posso più! Ehi, che succede? Un litigio a prima mattina! E che dalla mattina si vede buongiorno? Buongiorno, papà, se sacerdoti spiriti, gli strilli si sentono fuori dalla porta. Che cosa è successo?
Il degnatissimo nostro amico mi fa sempre arrabbiare. Felipe, già che sei venuto, giudica lo stesso. Oh, non torniamo da capo, non ne voglio sentire parlare più. E Amalia? Andrà fra poco. Felipe, dimmi tu se io ho torto o ragione. Non gli date retta. La signora ha ragione. Non gli date retta. Ma tu ancora cosa sai? Come? Non la leggiamo. Si capisce? Dietro sì. Me ne vado. Perché li cosi pisanti li tengo sopra la bocca dello stomaco. Beh, consigliere Fiorino, in effetti siamo una squadra e siamo entusiasti. No? Di essere una squadra. Rispetto a quello che diceva Tiziana prima, io credo che le cose stiano funzionando e stiano funzionando bene, perché sin dall'organizzazione della Sagra del Vino di 2 anni fa c'è stato un primo approccio con la Cicci di Santa, c'è stato quasi un avvicinamento spontaneo, cioè, non è stato che, cioè, abbiamo sentito un po' tutti quanti, no? L'esigenza di accompagnarci, di prenderci per mano e diventare più forti. Lo stiamo facendo, siamo ultra soddisfatti e continueremo a farlo. Chi vorrà aggregarsi a questa squadra, noi lo accoglieremo sicuramente a braccia aperte. In tante cose! Quali? Zitti! Senza strillare! Ce lo dico sempre! Litighiamo, va bene, ma zitto, no? Questo è giusto! Si può litigare, ma con dignità! Ma io voglio sapere! E te lo dico subito! Se io per esempio ti dico, usciamo un po', tu ti fai venire un dolore di capo o qualche secondamento di scomodo. Insomma, padre, come sempre, tutto quello che chiesto con me. Mentre l'articolo del codice 214 dice che la moglie deve obbedire al marito e il suo dovere di fare tutto quello che dice lui. Te lo ricordi questo articolo, sì o no? Ma che credi? Che io imparassi il codice di moglie? Anche questo è giusto. Sì, vi illustreremo la rassegna che quest'anno ha visto sul cartellone la compagnia inaugurale di questa sera, Teatro e Vita di Torre Santa Susanna, con regia di Gino Cesaria, già noto in parecchie fiction. Il 27 faremo una giornata alla Shoah. Tratteremo l'arte degenerata in collaborazione con le altre associazioni locali e l'amministrazione comunale. Poi l'11 e il 12 febbraio ci saremo noi con Voglia di Borotalco. Il nostro è un teatro che fa bene e rispetto delle normative europee, perché il nostro teatro, da come si può leggere qui, è senza olio di palma. Quindi vi aspettiamo numerosi nella nostra rassegna. Io dico tutto, ma non è un articolo più essenziale. Tu sei stata cresciuta con tutte le mingole e tringoli, ma i doveri moglieratori all'esame! Lo sentite come insulta? Lo sentite? Portassetti, che c'è solo donna! Un ringraziamento va fatto sicuramente all'amministrazione, che in questi anni ci sopporta e ci supporta nella realizzazione dei nostri eventi. E poi una rassegna dei costi, e questo grazie ai nostri sponsor riusciamo a sostenere delle spese importanti per la realizzazione degli eventi. E un ringraziamento va anche alla Proloco, che ha contribuito, diciamo, alla parte mediatica e ha sostenuto la compagnia fin dal primo giorno. Grazie a tutti. Non ne posso più! Io mi ritiro, altrimenti i miei nervi ne soffrirebbero. Sei il marito più noioso di questo mondo. Sì, noioso, sei tanto impetuante! Nulla da leggere, mentre onesto mio, tu sei troppo furioso. Ah, vita d'Orlando. Orlando chi? Orlando, furioso. Ah, coraggio, ha finita la tempesta, perché l'uomo giacanti è ormai grito. La spada che lo scannò, no, è questa, di certo all'infierno l'ho spedito. Al primo cuerpo, za, la capo ci muzzai. Neanche disse, va, e io non scrofo. Bene, una puntata di Polifemo particolarmente ricca, come dire, non ci siamo fatti mancare niente. Beh, sono tante le istanze, le sollecitazioni che ci vengono dal territorio, beh, ed era giusto accontentare le varie esigenze. Polifemo è un open space aperto a tutti, basta soltanto contattarci. Che dire, non ci resta che salutarci, ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora, ore
ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Buonasera.